Sì, la interrompo un attimo su questo successo gratis, Gabi Minedi. Che cosa vuol dire? Cioè, senza lavorare troppo, con degli espedienti che sembrano arte ma forse non lo sono? Sì, perché oggi sono tutti nascono artisti. La velina è artista. Chi fa carta da parati è l'artista, cioè qui non si sa più dove sta l'arte, se sta dalla testa o dai piedi, se viene dal cuore, da dove viene l'arte non si sa più. Sì. Nessuno sa riconoscere. Faccio riparlare un attimo Antonella, ti interrompiamo in continuazione perché ci è necessario sentire cosa dice Gabi, no? Quindi dicevamo. Ma un altro elemento che voglio sottolineare e col quale mi aggancio proprio al discorso che stavate facendo è il discorso della coerenza. Cioè Gabi ha una carriera alle spalle di tutto rispetto in cui si è dedicata all'arte completamente, con un'onestà intellettuale che è davvero rara, secondo me. No, sai che lo penso realmente. E quindi insomma questo mi sembra un aspetto molto importante, non ci si improvvisa artisti ma lo si è, e le sue opere insomma credo siano abbastanza autoevidenti in questo senso, lo si è quando veramente si riesce a portare avanti un'idea e a portarla avanti con una grande onestà. Senti, è importante che chi studia un artista, chi vede le sue opere rintracci il suo percorso, perché io molto spesso trovo artisti che fanno cose magari bellissime ma che sembrano avulse l'una dall'altra, cioè non ci vedo il percorso dentro. Vorrei una tua opinione su questo fatto, cioè ci deve essere continuità nel lavoro di un artista, anche discontinuità se vuoi, sì. Però voglio dire il percorso e la crescita comunque continua, certo, dell'artista, quella brama di conoscere, di curiosità, quella voglia di scoprire, di provare, di sperimentare, certo, questo è necessario, certo ci possono essere anche dei periodi di magra, nel senso che per dei problemi familiari, esistenziali, magari si è fermi, magari un dispiacere, magari delle distrazioni, un amore ti può distrarre, però la continuità è importante, ripartire sempre dal punto, da quel punto, e cercare sempre di migliorarsi, cioè veramente non si è mai contenti, perché l'artista è curioso, l'artista deve sempre comunque scoprire, l'artista non è mai soddisfatto. Io credo che la curiosità domina il mondo, domina le menti intelligenti, diciamo che chi non è curioso non sviluppa neanche intelligenza. E anche preveggenti, perché l'artista è sempre colui che anticipa i tempi. Ecco. Senti Gabi, una domanda che mi viene così al volo. Secondo te si può rintracciare una differenza fra l'arte al femminile e l'arte al maschile, o l'artista è artista e basta? Come mi fanno ridere quei curatori che fanno le mostre al femminile, io non ci partecipo naturalmente, e che vado a esporre insieme a tutte le donne, cioè ma che roba è questa? L'artista è l'artista, l'artista è, l'artista non ha sesso, dove sta scritto che io c'ho un sesso? Io sono io e basta, io non sono io, l'arte è... E quella è, cioè non è l'arte uomo, l'arte donna, uomo perché magari è più incisiva, io sono incisiva, cioè non c'ho bisogno donna uomo, non si sa cosa sono. Quindi insomma tu dici bisogna essere artisti veri e basta. No? L'arte, cioè non ha sesso la vera arte non ha sesso, che è l'arte leccata, il fiorellino, la casetta, il mucchio di paglia, la donnina che sta lì in meditazione. No, l'arte è l'arte, l'arte viene dal di dentro, è un bisogno, è una terapia, un bisogno che si ha di esprimersi con i mezzi propri di colui che produce l'arte. Vorrei tornare un attimo sulla letteratura. Allora, intanto la prima domanda è: Kerouac, Cervantes, London, Calvino, sono tutte favole? È un mondo onirico, cioè pensi a tutta la letteratura di Calvino, al di là di quelle che sono le lezioni americane, ma la letteratura è... vicino al mio letto, ai piedi del letto c'ho tutti questi libri. Sono suggestioni per le tue opere, le letture? Ma io ritorno un po' ai tempi dell'infanzia, mio padre mi raccontava tante tante fiabe, infatti io qui ho ancora i libri al Corriere dei Piccoli, io attingo di queste cose, io leggo ancora Le Mille e Una Notte prima di andare a letto, la favoletta, perché mi piace sognare, sono una sognatrice, però ci sono delle cose molto belle, esistenziali, Jack London, Il Vagabondo delle Stelle, questa persona che nessuna camicia di forza è mai riuscita a imprigionare,
questa persona che riusciva a viaggiare con la sua mente, ritornava alle altre vite, la forza. Ti ci identifichi un po' in questa persona non imbrigliata da camicie di forza? Ah, io sì, a me non mi imbriglia nessuno, io vado sempre a briglie sciolte. Abbiamo visto. Quindi, insomma, anche la letteratura, cioè, in qualche modo ti fa ripercorrere degli stati d'animo anche dell'infanzia, se vogliamo. Sempre all'infanzia, infatti questo humor, questa ironia che c'è nei miei personaggi, in queste forme, diciamo, che io sono riuscita a creare nel tempo, non sono altro che delle immagini che mi vengono proiettate da quello che è stata la mia infanzia, dalle fiabe, perché io ho sognato molto, mi piaceva ascoltare le fiabe e mi piace tuttora ascoltare i racconti e le fiabe. Sì, infatti voglio dire, il tipo di letteratura che hai citato è una letteratura tra virgolette fiabesca, insomma, no? Di vita esistenziale, perché comunque pone un problema, quello della reincarnazione, quello della vita oltre la morte. Che cos'è questa vita oltre la morte? È una vita oltre la morte, che la nostra energia non finisce mai, l'energia c'è sempre in una persona, la nostra vita non finisce comunque con la vita fisica o con la vita materiale, il nostro pensiero va oltre. È una visione cattolica la tua o no? No, assolutamente, io sono sulla strada dell'OM. Quindi, insomma, ci sarai di nuovo in un'altra vita a reinterpretare altri personaggi? Sicuramente. Cosa ne pensi di questa multidisciplinarità dell'artista? Ma io credo che l'identità di un artista vada sempre salvaguardata, quindi se un artista è un artista visivo deve esserlo, se è un danzatore deve esserlo, se è un attore deve esserlo. Tuttavia l'arte è un'arte se è a 360 gradi, cioè ci si nutre di territori che sono poi a confine e che quindi non possono non dialogare tra di loro, quindi credo profondamente che l'arte sia un navigare per territori che si compenetrano. Aggiungi. Sì, sì, esatto, sono più che d'accordo con l'Antonella. L'artista è l'artista, certo che dopo una cosa si riesce a fare meglio delle altre, perché non si può, anche se c'è una certa indisciplinarità tra